questo. Ed è così, come, nel discorso filosofico davvero ben inteso, dove appunto la filosofia sviluppa il problema e apre nuove strade al problema, senza la pretesa di dire adesso questa è la soluzione ed è la mia, ma qual è il grande filosofo che poi dice veramente così? Dice adesso basta, non si discute più. Qual è che dice? Adesso non si discute più, ma dove? È proprio invece, proprio nella tradizione filosofica, secondo me, proprio la tradizione filosofica la collocherei pienamente nel senso dell'età dei figli che prima dicevo, dell'età del figlio che prima dicevo, proprio la tradizione filosofica. Quindi non credo appunto che quelli che... Il filicidio certo che c'è. Cioè, la relazione normale si sviluppa, normale per, diciamo all'interno del contesto iniziale che ho descritto, si sviluppa precisamente così. Cioè il padre vuole impedire, appunto il padre di Kafka vuole impedire al figlio di essere auto. Cioè da questo punto di vista lo uccide, perché tu vivi soltanto in quanto auto. E di conseguenza, a questo punto, il figlio si ribella al padre, che via prima l'uovo la gallina, non lo so, ma il rapporto è questo, un rapporto esiziale, un rapporto mortifero. Cioè, lo sforzo del mio ragionamento è tutto quello, come usciamo da questo rapporto mortifero, per cui il padre vuole essere potestas patria e il figlio vuole sostituirsi al padre. E per essere auctor non può altro che sperare la morte del padre e ucciderlo. È possibile uscire da questa mortifera storia? Questa è la domanda che mi ponevo con questo breve discorso. Chi sono questi padri del contemporaneo? Oppure manca nel contemporaneo proprio l'oggetto del delitto, cioè il padre? Non c'è il padre da uccidere nella nostra contemporaneità? Oppure il rapporto tra padri e figli, nel senso proprio del rapporto tra il figlio e i suoi genitori, deve ucciderli per crescere? Altre domande invece ancora più complesse sul rapporto di autenticità tra figlio e padre, cioè come conclusione al suo discorso si può dedurre che il figlio sia l'inveramento del padre, non la semplice negazione, ma una sorta di continuazione nel senso dell'autenticità. Posso chiedere una cosa? Perché io ho fatto questa domanda? Scusate un attimo. No, perché mi viene in mente appunto il problema del fatto che se noi pensiamo alla patria potestà e quindi alla sostituzione della patria potestà da parte del figlio o comunque di uno dei fratelli, noi abbiamo la riproposizione, una continua riproposizione dello stesso schema. E quindi diciamo che abbiamo una, direbbe Hegel quasi, una negazione priva di mediazione. Si potrebbe dire invece che il figlio, inteso come logos, quindi il rapporto tra padre e figlio, inteso come logos e come esegesi del padre, sia un rapporto che contiene in sé una mediazione interna e quindi un'autenticità. Lo sforzo del mio ragionamento, ripeto in modo molto abbreviato, era quello di indicare come il grande rischio, questa contraddizione padri e figli c'è sempre stata, no? Ma il grande rischio, e credo il grande rischio che si corre anche oggi, sia quella quando i momenti di crisi sono sempre contraddistinti da una tensione nel rapporto padri e figli, ma il grande pericolo che si corre è quello di intendere da parte dei figli questo rapporto come una relazione che vada contestata nel senso della contestazione dell'autorità. Questo è stato, ripeto,
il vizio capitale del 68, che era pieno di promesse e anche di speranze, se volete, no? Ma che proprio su questo, secondo me, ha fatto fallimento, nel non comprendere come l'idea di autorità dovesse essere profondamente modificata, mutata, eccetera, eccetera, ma non fosse l'obiettivo, non potesse essere l'obiettivo della polemica, perché non vi è auctoritas senza potestas e non vi è vita senza auctoritas. Questo è il punto. E allora, o noi consumiamo questa nostra contraddizione nel senso, nel tentativo di sopraffarci l'uno con l'altro, oppure cominciamo a concepire un auctoritas potestas che sia in qualche modo, diciamo, teologicamente rappresentabile in quel rapporto, almeno imparzialmente in quel rapporto che prima ho indicato, quello cioè del comprendere il figlio, i figli e le figlie all'interno, enarchè, fin dall'inizio all'interno del potere. Cioè che non ci sia nessun esercizio del potere, in nessun suo momento, che non sia anche espressione della volontà di rendere figli e figlie autori. Non so se è chiaro. Quello che è avvenuto in questo paese, negli ultimi almeno 30-40 anni, è stato esattamente l'opposto. Esattamente l'opposto. I padri hanno fatto le loro politiche, chi aveva la potestà ha fatto le sue politiche, senza che queste politiche comprendessero in sé minimamente, diciamo, l'interesse dei figli. Questo è. Ma questo discorso molto pratico politico, per essere compreso fino in fondo nella sua valenza culturale, filosofica, eccetera, va proiettato in quello sfondo che vi ho indicato, se no diventa semplicemente un comizietto politico. E non se ne esce, perché allora a questo punto i figli fanno i loro movimenti e cercano di rottamare i padri. E siamo appunto a capo. E invece è necessario che ci sia insieme lo sforzo di comprendere come ogni atto politico sia tale da comprendere in sé, da prevedere in sé, da indicare in sé appunto la possibilità da parte di tutti i figli di essere autori vivi, che è un sinonimo, perché non sei vivo se non sei un autore. Questo. Quindi bisogna uscire da questa storia, che non è una storia di poco, di qualche anno, e neanche di qualche secolo, è una storia che domina nei nostri linguaggi, perché i nostri linguaggi sono ancora tutti improntati appunto a quel discorso che dicevo, alla sinonimia di potere e padre. E in cui le altre figure sono figure che non c'entrano col potere. Se non comprendiamo che siamo parlati dai nostri linguaggi, anzitutto parlati e da figli diciamo, no, certo, io parlo questo linguaggio, ma adesso questo linguaggio do questo senso, io, mio, ma questo lo possiamo fare soltanto quando siamo finalmente consapevoli di quanto i nostri linguaggi ci pesino addosso. Allora, il nostro linguaggio dice questo, dice che il potere è il potere dei padri, è il potere dei vecchi, cioè alcuni addirittura pensano, qualche linguista pensa che Senex e Sanus abbiano la stessa radice, che è sano soltanto chi è vecchio, perché è sano di mente, lui si sa ragionare, eccetera, eccetera. E anche il nostro Platone in fondo pensava così, guarda te, no? Che uno per governare doveva avere 50 anni, 55, 60, quanti? Ma cosa, scherziamo? Doveva riscrivere la Repubblica da questo punto di vista. Ecco. Cioè, cerchiamo appunto di proiettare anche le nostre polemiche
le nostre contraddizioni, cerchiamo di proiettarle. È un grande sforzo da fare, uscire da questa vicenda, che è una vicenda che ancora ci parla all'interno dei nostri linguaggi. Non sarà un caso per cui appunto da madre, da donna, non tiriamo fuori nessun termine che indichi una relazione di potere. Non sarà mica un caso, no? Non sarà mica un caso che diciamo virtus, ma e la donna? Non c'è mica una matertus, non so, non c'è mica una muliertus, non c'è una muliertus. Perché non c'è una muliertus? C'è virtus, ma non muliertus. Non esiste. Perché? Solo il vir è virtuoso. Cioè, allora, vogliamo uscirne? Basta, no? Basta. Basta con la virtus, basta con la potestas, e organizziamo il nostro regime politico, polis, bella, è polis, una bella donna, la polis, finalmente, organizziamo la polis in modo che figli, figlie e padri e madri si possano rappresentare nella polis, nell'agorà, si possano rappresentare, possano rappresentarsi. Enarchè, all'inizio stanno insieme, tutti. Queste figure sono enarchè, all'inizio. Io credo che sia ormai indispensabile, appunto, come dire, comprendere anche l'orizzonte politico, l'orizzonte della prassi, che è il termine prassi con cui si dice il fare politico, appunto, in Grecia, l'orizzonte della prassi, in modo da oltrepassare finalmente, qui sì, forse da commettere un autentico parricidio, un parricidio di questo nostro vocabolario, che è un vocabolario ormai intrinsecamente, direi ontologicamente, contaminato, che non può più esprimere appunto quella che sono le nostre, la nostra volontà di nuova auctoritas, ecco, di essere noi nuovi autori. Ecco, le domande continuano a girare intorno alla questione l'età del figlio, ma come far diventare questa età quella di tutti gli eredi e non un'età degli eletti, di tutti i fratelli e non soltanto di alcuni? Alcuni si interrogano intorno alla figura del Santo Padre, come giustificare questa figura se il messaggio di Cristo dovrebbe portare ad un avvento dell'età del figlio. Altri si riallacciano alle sue riflessioni sull'età inaugurata da Cartesio come età del figlio, come figlio che rifiuta la relazione ma non riesce a produrne una nuova. In realtà molte altre si invece proiettano sul come, rifacendosi anche ad altre conferenze di questo festival, unirsi per questo cambiamento, ma chi deve farlo se il padre non sa esercitare la sua potestas, come produrre questo cambiamento? Beh, come produrlo? Sono quelle domande, appunto. Uno lo si produce anzitutto in noi, lo si produce parlando, usando i termini, parlando in modo diverso, rapportandosi gli uni agli altri in modo diverso, nella scuola, nell'ufficio, ovunque. No? Cioè non ci sono organismi privilegiati laddove si parla appunto di prospettive culturali, addirittura antropologiche, eccetera. No? Si diventa consapevoli se si concorda con una certa prospettiva, si diventa consapevoli di alcuni problemi e quelli li si discute e li si approfondisce ovunque si operi. Non vi sono strumenti privilegiati rispetto ad altri. Chi pensa ancora che così i processi di trasformazione politica avvengano in spazi e luoghi privilegiati, secondo me pensa male. Basti pensare a quello che sta avvenendo in giro per il mondo, basti pensare
alle straordinarie cose che stanno avvenendo a due passi da noi.